Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi il nuovo video haul. Il video haul riguarda i saldi del periodo, quindi i saldi estivi. Inizio con OVS. Ho acquistato questo vestito che è in color verde ed è in cotone e l'ho pagato da 14,99 solo 8 euro. È un abito trapezoidale, è un po' a sacco. È carino perché è comunque addosso indossato, è abbastanza largo. Poi sono stata da New Yorker. Ho acquistato un abito, un abitino nero, abbastanza elastico, però non è elasticizzato, cioè non segna la figura completamente. Dietro è a punta. E ha questi volant sulle spalle. Diciamo la parte laterale è foderata, ha una piccola fodera in modo che non si noti il reggiseno. Questo l'ho pagato 12,95 ed è il suo prezzo perché non c'era il saldo qui, però visto che costava poco ho approfittato. Poi ho preso due t-shirt, le classiche di New Yorker. Sono una in questo rosa, non so se rende, ma è un salmone spento, e le ho pagate entrambe, sia questa rosa che questa verdone. Sono semplici t-shirt, le ho pagate entrambe 2,95 euro. Poi sono stata da Zuiki. Io vado spesso da Zuiki perché mi piacciono le loro t-shirt, infatti anche questa volta non ho saputo resistere e ne ho prese tre, sempre bianche. Diciamo che Zuiki ha sempre prodotti di buona qualità. Io solitamente acquisto le maglie in cotone come quella che sto indossando in questo momento, che è di una collezione di 2 anni fa, e anche questa l'avrò pagata tra i 5 e i 10 euro, non di più. Questa non l'acquisto a saldi, mentre negli acquisti che ho fatto l'altro giorno ho preso tre t-shirt, tutte e tre scontate del 30%. Sì, esatto. E la prima cosa che ho preso è stata questa qui. È della collezione in collaborazione con la Disney, della Bella e la Bestia. T-shirt in cotone con la serigrafia del castello, la serigrafia in color oro e ha questo scollo tondo. Sono tutte e tre in taglia S perché è la taglia che mi sta meglio. Questa l'ho pagata 3 euro da 9,99 ed era al 70%, mentre questa qui è una classica t-shirt con questo taschino con la scritta Hollandaise e i trattini di sospensione, i punti di sospensione. Costava 5,99, l'ho pagata 4 euro con il 33% di sconto. Quelle sono tutte e due, diciamo, che segnano la figura, mentre quest'altra è con uno scollo più largo ed è più larga lei, proprio senza sfiancatura. È semplicissima e ha soltanto questa corona disegnata su con una parte dorata, le ombre sono in oro. E questa costava 5,99 e io l'ho pagata 4 euro, quindi sempre il 33%. Poi sono stata da Tezenis, quest'anno è partita col 50%, quasi tutti sono partiti col 50% e sono stata brava perché ho fatto soltanto un acquisto reale in saldo, e cioè questa canotta in questa fantasia militare, e questa qui l'ho pagata da 7,99 a 3,95 ed è in taglia M perché la S è strettissima. Considerate che io porto tra la 40 e la 42 come taglia in generale d'abbigliamento. Per quanto riguarda le taglie, questo discorso non vale per il negozio New Yorker, perché il negozio New Yorker ha le taglie tedesche e le taglie tedesche ovviamente differiscono dalle italiane. Il vestito nero che vi ho mostrato prima, quello lì è taglia 34, che corrisponde esattamente alla 40 italiana, visto che il vestito non è strettissimo. Veste abbastanza aderente, ma non è proprio di quelli fascianti, la 40
40 ci stava tutta. Ho provato anche la 36, quindi la 42 era troppo largo. Continuando con la serie di cose prese da Tezen, mi sono preso il cuscino gonfiabile, è ancora mezzo gonfio, con il disegno delle angurie. Per la spiaggia è comodissimo, visto che c'è anche questa tasca, magari ci si può mettere un libro o il giornale che io uso per i quiz in spiaggia. E la borsa mare, io ho scelto questa fantasia qui. Sembrano le palme, sì, sembrano foglie di palma. E questi due prodotti li regalavano, credo, o meglio, la borsa credo la venisse regalata con l'acquisto dei costumi da bagno in coppia, slip e reggiseno. Mentre, siccome il giorno dei saldi il regalo non c'era più, li hanno venduti a 1,90 € l'uno. Siccome mi piacevano, e io quest'anno non ho comprato nessun costume da bagno né prima né durante i saldi, ho visto che erano lì a 2 euro e li ho comprati. Questi erano gli acquisti d'abbigliamento, mentre sono stata da Maison du Monde. Come al solito le buste di Maison pesano e ho preso altri prodotti. Maison du Monde, una settimana prima dei saldi, quindi la settimana scorsa, mi ha inviato un messaggio dicendo che per i clienti c'era la possibilità di acquistare al 50% su una serie di prodotti selezionati. Io non ho potuto andare al negozio, di conseguenza sono andata soltanto avantieri e ho trovato un sacco di prodotti a sconto. E i saldi a Maison du Monde partono dal 30 col bollino azzurro, al 50 il bollino fucsia e al 70 il bollino arancione. Tra tutto quello che c'era lì, girando appunto nel percorso obbligatorio, non ho trovato niente di particolarmente interessante in questo momento. Quando sono arrivata nella zona cassa c'era lo stand del 70% col bollino arancione e lì ho visto queste due cosine che mi sono particolarmente piaciute. Sono due ciotole. Sono entrambe satinate, ora non so se rende con la luce. Una è leggermente scheggiata, ma veramente piccolissima, la scheggiatura non si nota, però come portasalatini sono davvero interessanti e poi mi sono piaciute sia per il fatto che sono satinate e anche perché c'è questa decorazione che è molto particolare, mi piace. Queste costavano 3,99 € l'una, io le ho pagate 1,15 € e ancora, sempre nello stesso scaffale, c'erano dei tovaglioli in coordinato con delle tovaglie che però ovviamente non erano al 70, non erano proprio presenti le tovaglie. Se vi ricordate, io questo inverno, nei saldi invernali, ho acquistato sempre da Maison du Monde dei piatti rettangolari da dolce. Vi lascio il link qui su. E penso che questi tovaglioli siano perfetti da abbinare con quei piatti. Oltretutto sono così grandi e sono quadrati che possono essere delle mini tovagliette, insomma. Queste costavano 1,45, io le ho pagate credo 40 centesimi. Sì, esatto, le ho pagate 40 centesimi. Infatti ne ho presi 6 perché comunque abbinati a una tovaglia bianca o una tovaglietta celeste, una tovaglia celeste ci stanno bene e io ho una tovaglia di questo colore. Quindi questi tovaglioli hanno già una loro destinazione. Per il momento i miei acquisti d'abbigliamento e un po' casa finiscono qui. Vi anticipo, prossimamente ci saranno video recensioni, perché tra gli acquisti voglio menzionarvi gli acquisti che ho fatto un po' di tempo fa da OVS e prodotti Essence. Questo che è un 2 in 1 eyeshadow eyeliner e questo è proprio recentissimo, sempre Volume Stylist 18 ore Karl Endol mascara e sempre Essence. Bellissimo il packaging, ha questo tappino che è tipo una sedia in vimini, non so come definirlo, però mi piace. E poi io l'anno scorso ho provato il Nude Magic, mi è volato. Ho provato il Nude Magic BB Cream di L'Oreal e mi è piaciuto tanto, una crema colorata per appunto l'estate. E quest'anno hanno cambiato il packaging, però è questo qui ed è identico. Visto che mi ci sono trovata bene e l'ho testato seriamente, questo è finito, ho preso già l'altro, volevo appunto parlarvene.
Tra gli acquisti del periodo ci sono questi prodotti Essence low cost, anche questo qui in realtà è low cost perché io l'ho pagato, sì, cioè, o meglio, non è proprio un low cost perché non costa quanto l'ho pagato io, però l'ho trovato a sconto. Questo l'ho pagato 7 euro, mentre il mascara dovrebbe essere 3,90 e il eyeliner lo stesso 3,70. Comunque, quando vi farò le video recensioni, vi inserirò ovviamente i dati precisi di questi prodotti. Quindi, che dire ancora? Un bacione a tutti, grazie per aver guardato il video e se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciatemi tanti pollici in su se il video vi è piaciuto, lasciatemi tanti commenti, voglio sapere cosa ne pensate dei miei acquisti o se avete domande da fare, fatele pure. Ci vediamo al prossimo video. Vi lascio qui giù nell'info box tutti i link ai miei canali social che vedete qui in sovraimpressione e alla prossima!